MotoDays 2015 non è solo moto, ma è anche moto storiche e modellismo. Abbiamo qui, come potete vedere, nello stand, nel padiglione 8, dei modellini bellissimi. Regia, vorrei per esempio indugiare sulla senza toccare, sulla S4, mi sembra, la Lancia Delta S4 Martini ad Arelli. Poi abbiamo delle bellissime macchine, sia storiche, ovviamente dei modelli in miniatura. Vediamo qui, alcune non le riconosco, ma altre sono veramente famose. Qui si parte, ecco, c'è scritto, abbiamo una Renault, vedete, c'è scritto il nome Renault 12 Bogotà 1973, per esempio. Qui appunto la Lancia Delta integrale, abbiamo la Lancia Monte Carlo Spider, vedete, e altre. Spostiamoci, ecco, qui abbiamo l'850, la Fiat 850, regia qui inquadrala, la Fiat 850 del 1964, Volkswagen Golf primo modello. Eccoci, abbiamo qui il responsabile che ci illustra quelli più belli, almeno il dito lo possiamo far vedere. Qui abbiamo un'altra, una Lancia Delta integrale spettacolare, maggiolino Volkswagen, della polizia, vedete, polizia spagnola, no, polizia. Abbiamo un'altra, la 500, abbiamo decappottabile, abbiamo un'altra Lancia Delta integrale, ci sono varie Lancia Delta integrali di diverso tipo. Siamo, ricordo, al Moto Days, andiamo avanti, qualche altro modello così, la Spider Duetto, il taxi inglese, famosissimo. Abbiamo qui per esempio, ecco, vedete che bello il famoso classico taxi inglese. Abbiamo qui tutte delle cabrio, qui si acquistano, giusto? Sto parlando con il responsabile. Si cambia e si acquista, sì. Questa è una passione. Possiamo parlare di prezzi? Sì. Mediamente, quanto costa? Siamo qui sul banco, non siamo su poche decine di euro. Queste sono poche decine di euro più pregiate, poi i pezzi diciamo preziosi sono a casa. Ah, pure quelli preziosi. Quelli da, non diciamo dove, qualche malintenzione. No, non diciamo dove. Ok. Bene, allora vuole dire qualche chicca che qui, qualche altra. Ma chicca. Qui non è... quella che è una Simca, quella lì, quella bianca, me la ricordo io. 500. Ormai gli anni si contano, 500. 500 Fiat, la Giulia, no? Che la Giulia. La Giulia, quella, la Fulvia, no? Lì giù, ecco, eccola lì, la Fulvia, no, la Fulvia, la Lancia Giulia. Il duetto qui sulla sinistra, insomma, ce ne sono dagli anni di tutti i tipi. L'epoca. Quella rossa. Sì, esattamente. Eccola lì, 124 Sport, ci sono anche 124 Sport, ci sono anche macchine di Formula 1. Unione Sovietica, guardate, fatta, sono, cioè, ma proprio i modellini o le auto? Proprio, sia l'auto sia il modellino, è Unione Sovietica sotto il fondo. Questa è 124, che è? 125? È una Moscovich. Ah, Moscovich. Ma fatte in collaborazione con la Fiat? No, in realtà il modellino è costruito in Unione Sovietica, all'epoca non c'erano ditte, ma bensì era statale proprio la ditta, quindi era lo Stato che costruiva in Unione Sovietica. Sì, poi dopo, adesso con un po' più di liberalizzazione, cioè, esattamente, adesso sono la caduta del muro, no, di Berlino. Queste sono quelle originali, quelle della originale. Una nortina da 30-40 anni fa, diciamo. E pensare che io quando ero piccolo, insomma, ero in... era il mio sogno avere. Lì è nata la passione. Da bambino poi non giocava, è... giocava con le macchinine. Ovviamente, questo non è, diciamo, il mio lavoro, questa è proprio una passione che frequento le varie borse di scambio. Ho visto una bellissima macchina della polizia, eccola lì, i carabinieri, anzi, la possiamo prendere? Aspetta. Eccola qua. Una bellissima Alfa Romeo Alfetta del 72. Dei carabinieri, molto bella. La inquadri? L'ordine vanno alla grande comedy, soprattutto i bambini amano proprio. Eh sì, al fascino della divisa. Moto, se mi interessa. Bene, andiamo a dare un'occhiata alle moto. Anche qualche, ci sono carri armati, vedi, ecco le polizie, vedete, guardate che belle. Non zoomare troppo, ecco. Abbiamo quella, questa è Lamborghini, credo. Lamborghini e poi le Giuliette, le Fiat. Andiamo avanti, attenzione. Bambini ovviamente che innamorati di questi modellini. E ecco le moto, qui abbiamo carri armati, bellissimi anche i carri armati, occasioni, ecco qui addirittura da 7 euro in su, insomma, quindi è abbastanza, proprio
Sì, veramente, 5 euro addirittura. Bene, quindi molto poco. Ecco, vedete le varie moto, molto belli. Ci spostiamo. La moto di la MV Augusta, guidata da Giacomo Agostini, campione del mondo moto mondiale. Bene, io chiuderei, chiudiamo con un'immagine, però mettiamoci qui di spalle con le spalle di qui, regia, se puoi inquadrare anche lo stand, no, qui regia da quest'altra parte, così ci inquadri nel complessivo, che è veramente... Grazie. È anche molto apprezzabile il fatto che si mantiene questa tradizione. Sicuramente, no? Questi sono hobby che poi dietro c'è una cultura... Per rimanere bambini, dai. Esatto, rimanere bambini. In realtà i miei coetanei cercano... le automobilini con cui hanno giocato da bambino, per ritornare indietro, oppure quelle con cui andavano in giro con i nonni, con i padri, e questo è una così, è un conservare forse un culto, insomma, un benissimo. Complimenti, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Perfetto.